Amici telespettatori, eccoci ancora insieme per parlare di Europa. In questo ciclo di trasmissioni parleremo della politica di coesione, che è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. La politica di coesione offre vantaggi a tutte le regioni e città dell'Unione e sostiene la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente. In questo modo l'Unione Europea mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle sue varie regioni. Vediamo insieme cosa pensa della politica di coesione chi vive e rappresenta il cuore dell'Europa, i cittadini europei. La politica di coesione europea viene rivista ogni 7 anni prima di essere attuata dai paesi e dalle regioni partecipanti. Nella prossima scheda filmata vi proponiamo i risultati conseguiti e vedremo come questi continuino a produrre effetti. La situazione economica e sociale presenta grandi disparità nelle 274 regioni dell'Unione Europea. L'obiettivo principale della nuova politica di coesione dell'Unione Europea è ridurre tali disparità, promuovendo la crescita economica, l'occupazione e la competitività. Tutto questo è possibile grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo di Coesione e al Fondo Sociale Europeo, che insieme rappresentano oltre un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Gli investimenti della politica di coesione sono coordinati con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e integrano altre fonti europee di finanziamento. La politica di coesione viene riveduta dalle istituzioni europee ogni 7 anni prima di essere attuata dagli Stati membri e dalle regioni. Per assicurare che i fondi siano spesi in maniera efficace, la politica di coesione si concentra su obiettivi e risultati, dando maggiore rilievo alla valutazione e offrendo incentivi per progetti efficaci. Tramite procedure semplificate e regole armonizzate, la nuova politica di coesione mira a far emergere il meglio di ogni regione, promuovendone la competitività e favorendo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Comunicare i risultati degli investimenti della politica di coesione europea è essenziale per rendere riconoscibili i progetti migliori e affinché i cittadini europei sappiano come viene speso il loro denaro. I risultati della politica di coesione europea quindi sono molto concreti e si possono toccare con mano. Ecco una rapida sintesi dei principali risultati conseguiti. Contributo a potenziare i settori quali la ricerca e l'innovazione, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché la competitività delle piccole e medie imprese. Creati 300.000 posti di lavoro, sono stati sostenuti 20.000 ricercatori e a oltre 8 milioni di famiglie verrà fornito l'accesso ad una banda larga migliore. Oltre 23 milioni di persone hanno ricevuto aiuti per migliorare le loro opportunità occupazionali. 3,4 milioni hanno ottenuto una qualifica e 2,7 milioni di giovani sono stati sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Ed ora parliamo della cooperazione territoriale europea per sviluppare le potenzialità dei diversi territori europei. La cooperazione territoriale europea è lo strumento della politica di coesione che mira a risolvere i problemi al di là del contesto nazionale
e a sviluppare congiuntamente le potenzialità dei diversi territori. Le azioni di cooperazione sono sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso tre componenti chiave: cooperazione transfrontaliera, cooperazione transnazionale e cooperazione interregionale. Il Trentino partecipa ad alcuni programmi di cooperazione transnazionale. Uno di questi è il programma Interreg Central Europe, un programma nato per cofinanziare progetti di cooperazione in tema di innovazione, energia, risorse naturali e culturali e trasporti. L'obiettivo generale del programma è cooperare oltre i confini nell'area dell'Europa centrale per rendere città e regioni dei luoghi migliori dove vivere e lavorare. Le risorse messe a disposizione per il periodo 2014-2020 ammontano a 246 milioni di euro circa di fondo FESR, con un tasso di cofinanziamento pari all'80% per i partner provenienti da Italia, Austria e Germania, 85% per i partner provenienti dagli altri stati dell'area programma. Per toccare con mano la presenza e gli effetti della cooperazione territoriale europea nei paesi partecipanti, ora ci fermiamo a Trento e precisamente nella zona del Monte Calisio, dove si sta lavorando ad uno dei progetti finanziati nell'ambito del programma Interreg Central Europe. Facciamo conoscenza con un progetto che riguarda una strategia per la documentazione dei beni archeologici tramite tecnologie innovative. Vediamo il servizio. Siamo sul Monte Calisio, detto anche Argentario, che sorge sopra i sobborghi di Trento di Martignano, Cognola, Villa Montagna, Montevaccino, Gardolo, Melta di Gardolo e Civezzano. L'altopiano dell'Argentario una volta ospitava importantissime miniere di argento, da qui il nome Argentario, che fornivano l'argento al Tirolo e in particolare alla zecca di Merano. Per questa ragione il codice minerario più antico d'Europa fu redatto proprio a Trento nel 1207 dal principe vescovo Federico Vanga. Questo territorio ha un grande potenziale turistico che però non è valorizzato. Il progetto dell'Unione Europea ha un obiettivo, quello di elaborare strategie per la documentazione dei beni archeologici tramite tecnologie innovative, con fini di ricerca e tutela, ma anche di valorizzazione economica attraverso lo sviluppo turistico sostenibile. Il progetto Virtual Arc fa parte del programma Interreg Central Europe. Virtual Arc perché? Perché significa archeologia virtuale, perché il suo scopo principale è quello di valorizzare e tutelare attraverso un nuovo metodo di tecnica di avvicinamento, diciamo, un patrimonio che solitamente è nascosto, indisponibile, quindi di difficile accesso. Pensiamo ai siti sottomarini, pensiamo a siti come le palafitte, per esempio, che sono ancora nascosti, ancora da scavare. Nel nostro caso, quello del Trentino, abbiamo partecipato a questo progetto europeo Virtual Arc proponendo come aspetto principale quello della rete di centinaia, di migliaia di strutture minerarie medievali che sono presenti sul Monte Calisio, il Mons Argentarius, quello in cui durante il Medioevo veniva ricavata dalla galena argentifera una grandissima quantità di minerale d'argento. E questa è una cosa, come dire, conosciuta attraverso le fonti, attraverso la storia, ma quello che rimane di materiale, soprattutto quello che rimane sul territorio, è quasi invisibile, nel senso che tutti i cadini, quindi i pozzi che venivano fatti per andare a cercare minerale, tutte le canope, quindi le gallerie che venivano fatte, sono chilometri, non sono visibili perché sono obliterati, nascosti e anche molto spesso pericolosi. Quindi in questo modo, attraverso questo coinvolgimento di 10 partner europei, che si trovano in almeno 8 paesi del centro Europa, abbiamo condiviso questo aspetto, anche perché con altri, come ad esempio con la soprintendenza archeologica di Dresda in Sassonia, oppure
le miniere di sale di Hallstatt in Austria, si condivideva anche e si condivide l'aspetto più generale di questo progetto, che è il fatto di essere miniere, paesaggi minerari, e quindi bisognava trovare il modo più corretto per affrontare, per riportare alla luce in qualche modo il patrimonio nascosto. Questo è stato fatto attraverso una prima esperienza di documentazione, di implementazione della documentazione già esistente, dovuta in buona parte a quello che è, come dire, un partner esterno, come si dice oggi, uno stakeholder, un portatore di interesse, che è l'Ecomuseo dell'Argentario, che aveva fatto molto lavoro su questa attività mineraria medievale. In questo modo l'attività del progetto ha svolto la sua parte principale, cioè abbiamo riportato alla luce quello che era un patrimonio archeologico sepolto e l'abbiamo restituito, diciamo così, al proprietario, al cittadino, al visitatore, al turista. Oltre a questo, ovviamente, ci sono, per quanto riguarda il progetto, dei vantaggi di più, perché lavorando con altre istituzioni che lavorano sullo stesso argomento abbiamo potuto implementare le nostre conoscenze per quello che riguarda le tecnologie, quindi capire gli altri partner come facevano e confrontarci. Quello che doveva essere una fase importante è quello dello scambio delle buone pratiche, quindi capire come fare, che possono essere utili non solo per questo progetto, ma per quanto riguarda l'Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza per i Beni Culturali, anche per le buone pratiche nel futuro da applicare non solo su questo tipo di patrimonio, ma anche su molti altri. E le altre regioni che aderiscono al progetto in che modo lavorano? Lo vediamo insieme nell'ultimo servizio di questa puntata. Qui siamo nel sito pilota di un paesaggio minerario storico a 400 metri sopra il lago di Hallstatt, nell'Alta Austria, dove si trova la prima miniera di sale conosciuta al mondo. È un sito molto antico, risalente addirittura alla preistoria, nel periodo del Medio Bronzo. La maggior parte delle tombe scoperte contengono grandi quantità di beni diversi e oggetti preziosi provenienti da quasi tutte le regioni di tutto il mondo conosciuto all'epoca. Grazie alla sua unicità, Hallstatt è diventata parte del patrimonio UNESCO. Un altro sito che aderisce al progetto sono le miniere d'argento medievali di Dippoldiswalde in Sassonia, situato 18 km a sud dell'attuale Dresda nei Monti Metalliferi Orientali. Dippoldiswalde è stato fondato dai borghesi di Dona come villaggio forestale nella seconda metà del XII secolo. I reperti di Dippoldiswalde hanno introdotto condizioni completamente nuove per la ricerca e la presentazione dell'estrazione mineraria medievale e sono esempi dell'importanza delle attività minerarie medievali. E così termina per oggi questo primo appuntamento con Trentino Chiama Europa, dedicato alla politica di coesione europea. Per saperne ancora di più sul progetto dell'Assemblea delle Regioni Europee Together for Cohesion, Let's Unite, cofinanziato dalla Commissione Europea, seguiteci nelle prossime puntate. Arrivederci.